siamo in diretta, aspettiamo qualche secondo. Ok. Buonasera a tutti e a tutte, cari amiche e cari amici, è un piacere sempre essere qui con voi. Continua da casa com, siamo nella seconda serie che abbiamo avviato qualche settimana fa. Ci siamo lasciati, speriamo, dei tristi mesi alle spalle. Ma continuiamo ad andare avanti, anzi andiamo avanti ancora più convinti, con ancora più ottimismo rispetto al futuro. E così, con le scuole che hanno riaperto da poco, con le attività che man mano stanno riprendendo i loro ritmi soliti, io continuo con queste conversazioni online e vi ringrazio sempre per seguirle così numerosi e con così grande attenzione. Sapete che ho voluto invitare persone che per vita e per mestiere possono essere attenti osservatori e portatori di opinioni utili sul presente e sul futuro, portatori anche di consigli, di uno sguardo di costruzione e di ricostruzione, e anche per persone che ci possono aiutare ad avere un'idea di cosa ci si prospetta. E questa sera, non per caso, è con noi Linda Messer-Klinger, che saluto. Ciao Linda, benvenuta. Grazie dell'invito. Grazie a te, è un piacere. Che è innanzitutto un'attrice, è un'attrice anche di tradizione familiare, quindi insomma con una grossa esperienza propria e non solo propria alle spalle, ma è anche molto altro, cantante e via dicendo, ma lascio a lei la parola per presentarsi meglio di quanto non stia facendo io. Grazie Laura. Sì, in realtà a me piace pensare sempre un po' al mestiere dell'attore come qualcosa di molto vasto, no? Nel senso che fondamentalmente per un attore cantare, ballare fa parte proprio, no, di questo utilizzare il proprio corpo, la propria voce per comunicare, per raccontare una storia. Personalmente ho sempre avuto come modelli nel mio immaginario attrici che erano anche cantanti, che erano anche danzatrici. Del resto, se pensiamo un po' di anni fa, non erano così delimitati, no, Vero. questi confini. Anche nella nostra televisione avevamo danzatrici come Carla Fracci che recitavano, personaggi come Mina che presentavano, cantavano, recitavano, tantissime altre. Esatto, Oggi, sì, tantissimo. tantissime. Se poi Hollywood non ne parliamo, pensiamo a una Marilyn Monroe, che Sì. cantante meravigliosa era, oltre che straordinaria attrice. Quindi in realtà, insomma, per me è stata una formazione quella della recitazione, della danza, del canto, che è sempre stata molto interconnessa e parallela. Quindi in qualche modo fa un po' tutto parte, diciamo, del mio percorso e anche delle varie forme in cui utilizzo appunto la mia esperienza e la mia arte per raccontare storie. E sicuramente diciamo che la cosa per me peculiare è stata che in qualche modo la possibilità di creare una forma di comunicazione molto personale, quindi al di là di quello che stavo facendo come attrice nei film, diciamo, scritti e prodotti da altri, ma potermi, diciamo, dedicare a scrivere qualcosa che stesse a cuore a me comunicare, per me è passato proprio attraverso il fatto di darmi molto anche alla musica e alla scrittura di canzoni. E proprio adesso sto lavorando appunto a un progetto che mi stava molto a cuore ed è un progetto molto vasto che coinvolge tante persone, che è proprio un progetto che crea una rete tra artisti, studiosi e attivisti della scena contemporanea, proprio per cercare anche qui di diciamo, mettere insieme i linguaggi e le pratiche per generare benessere. L'idea è quella di poter generare benessere per gli esseri umani, ma anche per gli animali e per le piante, perché penso che sia questo un periodo storico che ci abbia La tanto aiutato. sì. Esatto, quanto siamo tutti interconnessi, no? È un tema che a me è sempre stato molto a cuore, ma penso che sia ormai davvero urgente.
sono d'accordo e ti faccio i complimenti per il lavoro che seguo, anzi se vuoi dare qualche riferimento perché anche chi ci sta ascoltando possa trovarlo, quello che è possibile fruire online, eccetera. Certo. Allora, il progetto si chiama Animal, scritto però anima trattino L, nel senso che volevo appunto giocare già su questo nome, su questo primo approccio col progetto, per provare un po' a portare una riflessione, no, sull'idea di quanto ci sia di vicino fra l'essere umano e l'animale, in questo caso le piante, in generale le altre forme di vita. È un progetto che prevede la creazione di un disco che è prodotto da Vicio, Luca Vicini, che è un producer anche molto noto per essere il bassista dei Subsonica, che sta appunto producendo artisticamente questo disco, di cui abbiamo già pubblicato il primo singolo, che si chiama Voyage dans la Lune, come il famoso film Bellissimo, sì. Yes, di cui appunto abbiamo messo fuori sia oltre al brano anche un videoclip che appunto fa parte di questo progetto, che prevede, è un progetto multimediale, quindi oltre al disco ci sono questi videoclip che non sono però semplicemente dei videoclip che accompagnano la canzone, ma sono dei veri piccoli, propri piccoli film. In questo caso c'è un forte riferimento al cinema di Méliès, ma anche al cinema di Lynch. Ci sono riferimenti a tanti artisti che sono stati anche degli attivisti. Insomma, è un videoclip molto ricco, che tra l'altro già raccoglie la partecipazione di alcuni di questi personaggi che formano la rete di cui parlavo prima, per cui abbiamo dentro un filosofo antispecista che si occupa da tanti anni di diritti degli animali, in generale di uscita, diciamo, dall'antropocentrismo e di recupero invece di un senso di comunione con le altre specie viventi. Lui si chiama Leonardo Caffo, è un autore, insomma, che sta pubblicando tantissimi bei libri in questo periodo, ed è nel video insieme ad un altro artista e designer che è Pier Giorgio Robino, che a Torino ha fondato lo studio Nucleo e che si è anche occupato appunto di materiali, diciamo, innovativi e non comuni per la costruzione di oggetti di utilizzo domestico. C'è Bea Zanin, che è una violoncellista e produttrice musicale, a sua volta tra l'altro laureata in filosofia, anche lei. Insomma, tutti i personaggi che in qualche modo abbiamo invitato perché innanzitutto un po' già di loro trasversali rispetto diciamo, alla loro posizione, alla loro professione, ma anche perché stanno soprattutto portando avanti in maniera, secondo noi, profondamente di grande valore, ecco, di grande valore sia perché in qualche modo innovativo, ma soprattutto perché, secondo noi, insomma, benefico per il presente e per il futuro. Per cui è un video che mi invito davvero a guardare, l'abbiamo creato così, con grande entusiasmo e siamo, devo dire, felicissimi del risultato. Adesso stiamo lavorando al secondo, che uscirà a brevissimo, il secondo singolo, quindi a brevissimo potrete vedere anche il secondo capitolo. Bellissimo, il primo è stupendo, quindi insomma aspettiamo con trepidazione il secondo. E senti, e tu, cosa c'è di diverso oggi, se c'è qualcosa di diverso nella tua professione rispetto a prima della pandemia? Quali sono le differenze più significative? C'è stata una trasformazione dovuta proprio a questi mesi che abbiamo trascorso? Tu comunque avevi già avviato un percorso così, nella direzione che hai appena, a cui hai appena fatto riferimento, quindi ti è servito positivamente anche per muoverti. Diciamo che sì, come sempre gli aspetti negativi e quelli positivi sono parecchio intrecciati. Sicuramente non posso, poi per mia natura cerco sempre di guardare molto gli aspetti positivi, non posso dire che non ci siano stati, nel senso che noi abbiamo lo studio di registrazione in casa, quindi io e Luca abbiamo potuto continuare a lavorare al progetto anche senza uscire di casa, anzi forse abbiamo avuto
quasi la possibilità di dare maggior priorità a questo impegno rispetto agli altri che erano sospesi, chiaramente. Quindi in qualche modo il periodo ha supportato il progetto Animal, che tra l'altro era stato scritto, questo è buffo, nel 2019, proprio immaginando che il 2020 sarebbe stato un anno in cui l'umanità si sarebbe trovata davanti a delle scelte molto importanti. Questo vuol dire, era ovvio, nel senso che tanti anni che gli scienziati ce lo dicono. Però sicuramente quando lo scrivevo non immaginavo che il 2020 sarebbe stato così diverso, così impattante, no? Anche sugli orizzonti futuri, in qualche modo. E quindi sicuramente l'aspetto positivo è stato quello di dare un'ulteriore spinta al progetto e di dare spazio, proprio spazio-tempo al progetto. Naturalmente quello che è cambiato tanto nelle nostre professioni, sia quella mia che quella di Luca, è che tantissimi degli eventi dal vivo sono stati o annullati, esatto, o rimandati, ma a data da destinarsi, e tuttora, diciamo, anche quelli che possono essere i nostri impegni relativi ai prossimi mesi, c'è un po' un punto interrogativo sopra, nel senso che ovviamente, come tutti noi, siamo tutti pronti a sapere che le cose possono cambiare molto velocemente, che su alcuni aspetti non c'è possibilità di fare delle previsioni. E quindi sicuramente questo forte elemento di incertezza, tra l'altro in un campo che già di per sé è no, caratterizzato dall'incertezza, dal fatto che comunque noi pensiamo magari agli artisti, riferendoci mentalmente agli artisti noti che tutti conosciamo, ma ci sono tantissimi artisti che lavorano altrettanto bene e altrettanto, insomma, anche alacremente, voglio dire, e che però magari appunto non sono poi riusciti a fare quelle che dovevano essere le loro attività previste per il 2020 e tuttora non sanno quando ricominceranno, perché come tu sai benissimo, purtroppo molti eventi adesso prevedono pochissime persone che possano pagare il biglietto, di conseguenza non sono più sostenibili gli spettacoli con tanti attori o i concerti con tanti musicisti, e quindi in realtà è vero che è ripartito, ma è ripartito per pochi, no? Nel nostro campo. Quindi in quel modo mi ritengo ci riteniamo fortunati, perché bene o male stiamo avendo comunque l'occasione di portare in giro il nostro spettacolo, e tra l'altro saremo anche a Moncalieri al Festival della Scienza con una conferenza di cui dopo magari vi dico qualcosa di più. Però se mi chiedi cosa è cambiato, sicuramente è un periodo molto, molto difficile, ma non solo per gli artisti, anche naturalmente per tutti i tecnici, per tutte le persone che stanno dietro le quinte, perché si sono proprio ridotti tanto i posti di lavoro, e la sostenibilità degli eventi, come tu sai, è un po' in crisi, no? Anche per chi li organizza, tra l'altro, che No, veramente un periodo difficilissimo. Abbiamo organizzato per l'estate a Moncalieri tutta una serie di eventi che in sostanza erano quelli che non si erano potuti realizzare nei mesi precedenti e sono confluiti nella loro realizzazione nel mese di luglio, sono stati luglio, agosto, settembre. E la cosa che mi ha colpita, sebbene la sapessi, ma poi quando incontri le persone e ne parli e tocchi con mano che la situazione è veramente quella, veramente dura e triste, fa rabbia, tantissime compagnie di danza, attori, musicisti, eccetera, non si esibivano da febbraio e non avevano date in previsione fino all'anno prossimo. Quindi in un mondo che già non solo quello dello spettacolo dal vivo, ma in generale quello della cultura, perché poi insieme a questi pensiamo ai tecnici, delle luci, dei suoni, i falegnami e quant'altro, mondo che è già fatto di precarietà, che già per sua natura precario, una situazione di questo genere veramente diventa drammatica. Sì, tra l'altro purtroppo secondo me questi mesi, insomma secondo me, ma in realtà secondo tanti appunto esponenti del mondo dello spettacolo, sia artisti che tecnici,
L'Italia purtroppo non ha mai veramente previsto, anche da un punto di vista previdenziale e assistenziale, di prendersi carico di questa precarietà, che in realtà è una precarietà, come tu dici, intrinseca alla natura di questi mestieri. E come sappiamo, in Francia, per esempio, c'è proprio un sistema di tutela, di questi mestieri molto diverso, che funziona benissimo, per cui naturalmente sono previsti, degli aiuti, dei sostentamenti per i periodi in cui c'è il passaggio, no, tra una produzione e l'altra, quindi l'artista o il tecnico è di fatto fermo in attesa di lavorando per quello che poi farà dopo. Quindi ecco, questo è stato un tema che è stato molto discusso dagli addetti ai lavori durante questi mesi. Sono stati anche intavolati comunque dei, così sono stati aperti i discorsi con le istituzioni, ci sono state varie associazioni che si sono create. Questo è stato molto bello, cioè si sono create proprio anche delle nuove associazioni di attori e artisti, interpreti, proprio per riuscire a dialogare meglio su questi temi, no? Per riuscire a farsi ascoltare. Questo è stato positivo, è nata UNITA, che appunto è un'associazione, sì, di professionisti e interpreti, proprio per cercare di andare verso questa direzione, una maggior tutela di queste professioni. Ci sono state, come magari hai visto, anche diverse manifestazioni in piazza. Diciamo che sicuramente, ecco, in momenti di difficoltà è anche più facile unirsi, se vuoi, no? Accorgersi che bisogna sempre un po' vegliare comunque sulla condizione non solo del proprio orticello, ma magari appunto anche Uno della propria categoria. sguardo più ampio, sì, e la solidarietà, insomma, fondamentale. E sì, l'hai accennato Aurora con quello che ci stai dicendo, che ci hai appena detto, ma che cosa hai imparato da questo periodo? Ecco, come dicevi, anche nei momenti più negativi, comunque c'è sempre l'altro aspetto che si intreccia, è la vita che è così, e quindi sicuramente nella negatività tutti abbiamo imparato qualcosa, e alla luce di quello che hai imparato, come vedi il futuro? A me piace in questo momento sentirmi molto ravvivata, se vuoi, nel senso ulteriormente spronata a guardare comunque al presente come qualcosa di molto molto utile e imperdibile per costruire un futuro che ci piaccia. Quindi, se vuoi, quello che ho fatto con me stessa è stato prendermi un po' più tempo per chiedermi davvero che cosa fosse importante fare per me, quali fossero magari gli aspetti della mia vita in cui sentivo che non stavo mettendo abbastanza energia, disponibilità, creatività, cosa fosse davvero importante, no? Cosa sentissi importante fare. E in effetti tanto era relativo anche al mondo, se vuoi, no? Nel senso proprio sia come artista che come madre, credo che vivere un momento storico in cui ci sono così tanti punti interrogativi ci aiuti a diventare un pochino più svegli da tanti punti di vista, più attivi, più propositivi, più anche lungimiranti, perché alla fine è facile perdersi nella routine quando tutto va bene, no? A volte questi momenti ci aiutano Dai per scontato delle cose che invece poi in questo momento sì. E poi effettivamente la dimensione comunque della cittadinanza attiva, se vuoi, è un po' qualcosa che neanche noi come generazione abbiamo vissuto poco. Parlo per me chiaramente, però è vero che andando avanti con gli anni, anche solo quando sento i racconti di mio padre o quando sento i racconti dei miei nonni, erano anni in cui comunque c'era un tale fermento politico, c'era la sensazione comunque che c'erano delle scelte da fare e che tutti ci partecipavano in qualche modo. Adesso credo che sia ancora di più così in questo momento, perché davvero quello che io mi auguro per il futuro, per tornare a quello che mi chiedevi, è davvero che si possa trasformare
non mi piace quando si parla di torniamo alla normalità, perché tante cose che erano diventate normalità non sono normali. No, E quindi, però, a maggior ragione c'è bisogno che in tanti ci mettiamo in azione, che in tanti ci mettiamo anche in cooperazione. Anche per questo il mio progetto Animal, se vuoi, è un po', cioè, è un po' un progetto che ho creato proprio per darmi anche lo spazio e mettermi in connessione con le persone che sentono la stessa esigenza, cioè questa esigenza di cooperazione, di conoscenza reciproca, perché poi banalmente succede che magari vivi nella stessa città e non ne sai niente di un meraviglioso attivista che sta facendo qualcosa di bellissimo a Michelino, come per esempio Alessandro Azzolina, con cui ho parlato qualche giorno fa, appunto a Michelino, e poi attaccato a Moncalieri, per dire, però già non sapevo nulla di quello che stava facendo lì o che sta facendo anche in altri comuni piemontesi. Allora questa voglia, questo desiderio di sentirsi di nuovo un pochino più attivi, più generosi soprattutto, perché poi questi sono gli anni in cui io adesso ho 33 anni, uno ha tanta energia da dare, no? E a volte ognuno si perde, cioè questa società ci porta un po' a perderci ognuno nella propria bolla, e invece c'è tanto fuori e così, l'augurio per me è che riusciamo tutti a ricostruire, a rifortificare un po' le reti con gli altri e le reti che poi ci consentono effettivamente di fare del bene per tutti. Bellissimo. No, sono d'accordo e a questo proposito mi viene in mente anche quello, il progetto che tu presenterai, che presenterete per il Festival dell'Innovazione della Scienza, e mi sembra che si leghi perfettamente, insomma, è ovvio, conoscendoti, ma a tutto questo, questa grande elaborazione su cui ti stai impegnando. Sì, guarda, sono felicissima perché al Festival della Scienza di Moncalieri sarà con noi, con me e Luca, questo studioso ricercatore che seguo da un po' di anni, che ammiro molto, che si chiama Daniel Lumera, che è appunto un po' ormai un riferimento internazionale nel campo delle scienze del benessere, in particolare della meditazione. E ha scritto da poco questo libro che si chiama Biologia della gentilezza, che trovo già interessantissimo come titolo. Quindi, naturalmente, un po' l'incontro e il nostro rapporto verterà un po' proprio su dove si incontrano la scienza, effettivamente la scienza del benessere e la meditazione, ma anche la musica. Quindi, proprio che tipo di attività cerebrale e di frequenze si vanno a creare grazie alla meditazione e grazie anche all'ascolto della musica. Tra l'altro, ovviamente la musica è la nostra, è quella del nostro disco, alla quale però ha collaborato anche Emiliano Toso, che è un biologo e compositore a 432 Hz. Che è collaboratore a sua volta di Daniel Lumera, ha anche partecipato proprio alla scrittura di Biologia della gentilezza, quindi saranno tutti e due con noi a Moncalieri e sono a loro volta ospiti del disco, quindi c'è un brano in cui sia Emiliano che Daniel sono stati invitati a contribuire con i loro strumenti, con la loro voce. E quindi insomma, sono veramente felice che sia proprio Moncalieri a ospitare Anch'io, perché tra l'altro sono nata lì e insomma anche mio figlio è nato lì, è un po' casa, è una casa comunque, anche se non ci vivo, però lo è, e sono davvero, guarda, sono lì, insomma, quindi insomma ritorni, sei spesso quindi a Moncalieri. E mi fa piacere perché adesso qui lo dico come battuta, però. Dato che ho fatto di questo slogan il cavallo di battaglia della campagna elettorale, la politica della gentilezza, ci credo veramente, insomma, mi fa piacere che ci sia anche questa occasione, comunque questa, così come tante altre, perciò. Bene, complimenti davvero. E senti, ti abbiamo vista in tanti film, anche in tante pubblicità, sei spessissimo.
si vede veramente spesso, complimenti. Stai lavorando o lavorerai a breve? Hai previsione di recitare anche? Sì, la recitazione è sempre, devo dire, ai primissimi posti dei miei interessi, anche Poi perché. nel DNA di tutta la famiglia, Sì. perché non so se già i tuoi nonni, ma i tuoi genitori di Ma sicuro. allora, a livello di DNA, la cosa in assoluto più diffusa è la musica, nel senso che anche mia madre nasce come musicista. Cioè lei è contrabbassista, pianista, mio nonno Messer Klinger, che poi è il motivo proprio questo cognome austriaco, è viennese e venne a Torino proprio per suonare nell'Orchestra Sinfonica della RAI, quindi cioè, questo genere musicale è molto forte, che poi mia madre ha sviluppato proprio in vero e proprio teatro musicale, quindi lei è anche regista, è attrice Sì, e aveva la bravissimo. sua compagnia teatrale. Salutiamo. Sì. Ciao. Quindi sì, sia io che i miei fratelli siamo cresciuti comunque in questo habitat, diciamo. E adesso sta avvenendo anche, mi dicevi, anche l'ulteriore passaggio generazionale, perché anche tuo figlio Sì. ha iniziato a recitare, quindi veramente. Al momento sul set anche lui, sì, con Sì. mia sorella Gaia, che è a sua volta attrice, che recita insieme a lui su questo set. Sì, un grande amore, una grande passione questo Sì, lavoro. molto, sì, passione, creatività, genio. E adesso dicevi, quindi scusa, ti ho interrotto, hai divagato un pochino, ma e quindi cosa stai per. E adesso non posso dire granché, però ho un film in previsione per novembre. Anche lì, ovviamente, quello che succede adesso è che sono slittati, e ovviamente tanti progetti devono essere tirati prima, dopo, quindi anche i registi, i direttori di fotografia, gli attori stessi, bisogna un po' rifare degli incastri fra gli impegni che c'erano prima e che sono slittati e quelli nuovi, no? Quindi anche sulle date delle riprese ci sono sempre così un po' di punti interrogativi, però dovrebbe essere a novembre. Questo, diciamo, è un progetto che mi piace tantissimo, con una regista, amo molto lavorare con le donne, con le registe donne, quindi sono assolutamente così in attesa di dedicarmi a questa nuova avventura. Anche se intanto sto lavorando tantissimo alla regia del secondo videoclip, e in questo momento siamo in fase di montaggio. Tra l'altro, è un videoclip a sua volta con degli ospiti, un po' come il primo, e sono felicissima perché in questo video recita al mio fianco che è veramente un vate della recitazione della regia, che è Michael Margotta, che è un membro a vita dell'Actors Studio di New York, che aveva fondato l'Actors Center a Roma tanti anni fa. Insomma, veramente un vate, sono felicissima che abbia accettato l'invito. Sì. Quindi sì, anche da quel punto di vista siamo, ci sono Lavora, sì. no, sì, in realtà penso sempre comunque a un lavoro collettivo, no? Per me è sempre un lavoro di squadra, quindi anche in questo lavoro di attrice ovviamente sono sempre affiancata da persone che mi aiutano, in primis la mia agente, perché è un lavoro in cui è fondamentale la cooperazione con la gente, avere una squadra che ti supporta, che ti propone, che ti sta dietro, e quindi dico abbiamo proprio perché appunto sono sempre in questi giorni al telefono con la mia agente. Perché è un periodo di grande ripresa, no? Ci sono Bellissimo. finalmente ricominciano, insomma, i provini e ricomincia a mettersi in moto un po' tutto e siamo al lavoro, insomma. Questo è molto importante e sono contenta, ti faccio i più grandi auguri proprio per tutte queste progettualità che hai in cantiere, che stai realizzando. Complimenti. E ti saluto anche da parte degli amici e delle amiche che ci stanno seguendo, che prego come sempre di condividere questo video, questa conversazione. E ti saluto, ti abbraccio, ti lascio salutare, se hai piacere, chi ci segue da casa.
Certo, grazie a tutti e vi auguro una bellissima serata. Ci vediamo il 12 a Moncalieri per chi c'è, sarà veramente un piacere. E basta. E vi aspetto anche, se vi fa piacere, è un altro festival che penso sia una delle cose più valide che abbiamo sul territorio piemontese, a Cinema Ambiente, che è davvero molto molto importante. Saremo sempre con Animal al Cinema Massimo il 3 di ottobre per un film che racconta la storia del fondatore di Extinction Rebellion, che è questo movimento di attivisti naturalmente contro l'estinzione di molte specie animali e vegetali, come purtroppo sta avvenendo. Grazie, grazie Linda. Ci saremo, cerchiamo di esserci sia il 3 sia il 12 e poi naturalmente seguiremo i videoclip e i prossimi film su cui stai lavorando. E io saluto tutti, ringrazio te e saluto e ringrazio tutti coloro che ci stanno seguendo e do appuntamento a sabato prossimo, sempre alle 19, il nostro prossimo ospite, anche lui legato a Moncalieri, è un poeta e un giovane editore. E quindi un'altra figura coraggiosa in un momento così non facile, e il coraggio di avviare una nuova attività, proprio Moncalieri, peraltro Gian Giacomo Della Porta. Ah, ma lo conosco! Certo, Gian Giacomo, adorabile. Allora, infatti, è una bellissima figura anche lui e quindi mi fa piacere un altro giovane intraprendente, determinato, creativo come te. Quindi, insomma, il prossimo incontro sarà da seguire. Bene, passo la staffetta molto volentieri. Bene. Ciao! Linda, grazie, buona serata a tutti e a prestissimo, a sabato. Buona serata.